negli ultimi 5 mesi, dove non è stato, diciamo, la mia stagione migliore, anzi, riterrei tutto l'anno più che 6 mesi, quindi è per questo. E il giorno che mi ha chiamato il direttore Gemmi, veramente mi ha fatto scattare quel qualcosa che mi mancava da un po' di tempo a questa parte. E quindi veramente sono arrivato con grande voglia e grandissimo entusiasmo perché, ripeto, ho detto poc'anzi che questa è stata la società dove mi ha cercato da più di un mese e nella mia testa c'era soltanto l'Arezzo, quindi intanto li voglio ringraziare e veramente sono fiero e orgoglioso di farne parte di questo gruppo. Ho sempre visto comunque Moscardelli come un giocatore non importante ma di più, perché ha una carriera che parla da sé, quindi anche per me c'è tantissima curiosità. Sicuramente mi metterò a disposizione del gruppo, della squadra e soprattutto di Davide, perché penso che sia il simbolo in questo momento, dopo una stagione pazzesca che ha chiuso con 17 reti, se non sbaglio, per questa squadra. Quindi sono a completa disposizione, c'è tanta curiosità e sono orgoglioso di giocare al fianco, quando lo deciderà il mister, a fianco a un giocatore di questo calibro. Adesso mi sento pronto e il fatto che comunque mi entusiasmi, mi stimola tanto è che comunque non sono a disposizione della squadra, sono uno dei più veterani, diciamo, dal punto di vista anagrafico, perché lo dice la carta d'identità, e questo mi inorgoglisce di più, perché penso che ci sia un buon mix di giovani e giocatori esperti, dove sicuramente noi più grandi dobbiamo fare da traino a tutti questi giovani, dando sempre il massimo e l'esempio giusto per far crescere tutti. Il tuo obiettivo qual è? Anche quello, insomma, della squadra, visto che il direttore ha detto partiamo con la volontà di stupire. No, sicuramente si vuole fare qualcosa di importante, però non ci dimentichiamo che partiamo con un handicap, perché il meno uno oggi ci fa partire ultimi in classifica. Però ecco, noi abbiamo grandissima voglia di crescere e di metterci tutti in discussione. Quindi penso che ci siano i presupposti per fare qualcosa di buono, però penso che bisogna andare coi piedi di piombo, perché la realtà oggi ci dice che siamo a meno uno. Però c'è grandissima voglia di fare qualcosa di buono.